GF VIP 7, Davide Donadei pensava essere il preferito dei telespettatori. La 39 puntata del Grande Fratello VIP 7, in onda lunedì 6 marzo, ha decretato il primo finalista, Oriana Marzoli. Al termine della diretta, i concorrenti hanno commentato quanto accaduto e Davide Donadei ha fatto una riflessione. Il concorrente ha spiegato che non si può fare una previsione sui concorrenti più forti o deboli del programma, poiché in studio lui credeva di essere il preferito del pubblico. I concorrenti finiti al televoto la scorsa settimana, sapevano che si trattava di un televoto eliminatorio. Al momento del verdetto finale, Alfonso Signorini ha chiesto a Oriana, Antonella e Davide di scoprirlo in studio. Fino alla fine il conduttore ha fatto credere che si trattava di un televoto ad eliminazione definitiva. I tre vipponi entrati nello studio di Cinecittà hanno trovato il pubblico ad acclamarli e urlare il loro nome. Successivamente il presentatore ha detto che Davide era salvo e poteva tornare in casa, mentre in secondo momento ha lasciato credere a Marzoli di essere stata eliminata. Infine ha chiesto alla concorrente venezuelana di guardare il LED, dove c'era scritto che è la prima finalista del reality show. Al termine della puntata, i concorrenti si sono ritrovati a commentare il gesto di Nikita, la modella nella catena di salvataggio ha deciso di salvare Davide rispetto a Daniele, poiché quest'ultimo in un televoto si salverebbe a propri vista la relazione intrapresa con Oriana. Dal momento che l'imprenditore veneto ha spiegato a tutti di non dare mai per scontati gli esiti del televoto, soprattutto quando il gioco è agli sgoccioli, Davide Donadei ha confidato di essere convinto che fosse lui il preferito dei telespettatori. Nel pubblico in studio come fate a dire chi è il più forte e il più debole? Infatti, la pensavo di essere tra i più forti. A quel punto Edoardo Donnamari ha chiesto da cosa avesse percepito di essere tra i favoriti rispetto a Oriana e Antonella e l'ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente replicato, gente che fa il tuo nome, i cori. Punto. Davide Donadei, non essendo a conoscenza di quello che accade fuori dal Grande Fratello VIP 7, non può sapere che in ogni televoto in cui ha finito è sempre stato il meno votato. In particolare, nel televoto per decretare il primo finalista le percentuali hanno in evidenza che l'ex tronista ha preso solamente l'1% di voti. Andrea Maestrelli ha ottenuto l'1,1%, Nicolin Curvai ha ricevuto l'1,2% di voti. Nikita Pelizzon 17,7% e Antonella Fiordelisi 24,2%. I più votati invece sono stati Edoardo Tavassi con il 26,5% di preferenza e Oriana Marzoli con il 28,3%.